buongiorno, buongiorno. Ciao Stefano, benvenuto. Grazie Marco. Ce l'hai fatta a venire? Ce l'abbiamo fatta. Con questa tempesta qua. E oggi faremo un bel piatto di pasta, un tagliolino al carbone. Ci aggiungiamo un po' di graukäse, formaggio grigio e del tartufo. Va bene. Va bene? Andiamo a scaldarci. Ok, va bene. Ok, allora oggi mi dai una mano qua in cucina? Sì, volentieri. Sì? Guarda, me l'aspettavo, eh. Ecco. Allora, guarda, questa qua è una farina di grano tenero. Sì. Quella che di solito non una 00, questa è macinata a pietra, per quello non è bianca bianca, è un po' scura. Questo è il carbone alimentare che si prende in farmacia, quello che usi di solito, sai, quando vai in vacanza e... Per i problemi intestinali. Sbatti, vieni qua. Tu come sei abituato a romperlo sul bordo della ciotola o sul ripiano? Così, serve solo una mano, sai, okay. Serve fare il fighetto. Quello forse riesco a farlo anch'io. Ecco. Ecco, bravo, bravo, complimenti. Come ti sembra? Ecco, no, qua se impasti ancora, allora... Non abbiamo neanche aggiunto olio, vero? No, l'olio di solito non lo metto negli impasti, perché fa male alla macchina. Non prendi più, non riesci più a prenderlo, a stenderlo. D'accordo. Il grasso lo si mette direttamente nella salsa, di solito. Piuttosto. Raccontami una cosa, tu sei sposato e hai famiglia? Sono sposato, sì, sì. Stiamo insieme già da 14 anni e abbiamo due figli maschi. D'accordo. Quindi fare solo maschi. In campo professionale è molto più semplice, più comune trovare un uomo, mentre sì. Nell'ambiente familiare è la donna, la mamma o la nonna che cucina. È un peccato che gli uomini non cucinino di più in casa. Sai perché? Perché alla fine, cioè, in tedesco c'è un bel detto, che l'amore passa per lo stomaco. Ecco, e quindi... È sempre un bel modo per provarcela, no? Che se cucini hai già vinto, se sai cucinare hai già vinto. Hai vinto in partenza. Sì, hai vinto in partenza. Poi, la cucina può essere anche un'arma di seduzione. Assolutamente sì. Mi stupisco di come in due tirate ti sia venuta la sfoglia proprio perfetta, dritta. Perché sì, sai com'è? A me viene sempre così, no? Con i bordi frastagliati. Sì, ma sai qual è il trucco? Allora, tu la ripieghi da entrambi i lati. E poi la metti così. Poi c'hai il lato liscio. C'hai il lato liscio. D'accordo. Ecco. Vedi? Ti riprendo un pochino anch'io con la mia videocamera. Vai, vai, certo. Solo il brodo. Poi questo qua, burro, giusto per legare. La video ricetta live all'interno del video. La video ricetta, ecco. Sì. La prova del cuoco. Ti consigli, esatto. Ecco. Sei stato anche la prova del cuoco? Io sono una volta alla settimana alla prova del sì? cuoco. Sì, wow, da settembre ho iniziato, sono stato ieri giù a Roma, mi tocca andare a Cinecittà. E poi qua mettiamo un po', questo è un pesto al tartufo. Ecco, vedi, adesso qua. Allora, la cosa più importante di una pasta è che il sugo sia attaccato alla pasta, Qua possiamo aggiungere ancora un po' di acqua della cottura, che non guasta mai, perché anche quella dà una mano per legare. Giriamo. Ecco. Mettiamo il tocco finale, ecco, il tartufo. Bene. Allora, cosa mi diresti? Sarebbe un piatto per conquistare qualcuno? Tu sì. Sei fidanzato? Non lo so, ci sto lavorando. Ci stai lavorando, ok. Allora, spero di averti dato una mano.